Bentrovati a Toscana Parlamento, il settimanale di informazione a cura della redazione di Italia 7 sui lavori del Consiglio regionale della Toscana. È stato approvato a maggioranza la seconda variazione di bilancio di previsione finanziaria 2023-2025. Il Consiglio regionale ha approvato a maggioranza la seconda variazione al bilancio di previsione finanziaria 2023-2025, gli interventi normativi collegati e l'integrazione alla nota di aggiornamento al DEFRE 2023. Gli atti passano a maggioranza, Partito Democratico, Italia Viva, con il voto contrario dei gruppi di opposizione presenti al voto, ovvero Lega, Fratelli d'Italia, Movimento 5 Stelle, Gruppo Misto Toscana domani. A illustrare in Aula i dettagli della seconda variazione del bilancio di previsione 2023-2025, il presidente della Commissione Affari Istituzionali Giacomo Bugliani, che ha comunicato che sono stati esaminati tutti gli emendamenti presentati e che tutti tranne uno hanno copertura finanziaria una manovra che comporta per l'annualità in corso un aumento di risorse di quasi 40 milioni di euro. E che per quanto riguarda la spesa in conto capitale vanno soprattutto ad incidere su due interventi importanti. Da una parte 15 milioni di euro sono quelli che vengono destinati dalla Regione Toscana per l'esercizio in via sostitutiva rispetto ai responsabili dell'intervento che deve essere realizzato sulla strada regionale 429, quella interessata dall'inchiesta del ChEU. Quindi inizia un'importante attività di bonifica grazie a questo imponente stanziamento di risorse da parte della la regione, così come vengono rimodulate le risorse per 12 milioni di euro che sono quelle relative alla bonifica dell'area Sin Sir della provincia di Massa Carrara per consentire l'indizione della gara d'appalto integrato da parte di Sogesid. Dall'altra parte però sul fronte della spesa corrente ci sono tutta una serie di interventi importanti nel settore della cultura che vanno dalla valorizzazione della rete museale a quella delle reti documentarie fino ad arrivare anche a interventi più puntuali come ad esempio i 2 milioni che vengono destinati al Teatro della Pergola o il milione e mezzo che viene destinato al Teatro Manzoni di Pistoia. Ci sono poi tutta una serie di interventi puntuali che riguardano la rete viaria, ad esempio la strada provinciale 4 nella provincia di Grosseto e tutta una serie di misure che vanno a sostegno degli enti locali, quindi in particolar modo dei comuni, eh, per la realizzazione o il completamento di valori collegati a palestre, a scuole o ancora luoghi della cultura. In questa variazione di bilancio, complessivamente nel bilancio 2023 ci sono alcune operazioni che riguardano le società partecipate che costano tanto ai toscani per gestioni evidentemente non soddisfacenti. Per Firenze e Fiera, per esempio, sono accantonati quasi 6 milioni e mezzo per eh, la ricapitalizzazione della società. In realtà, in questi giorni abbiamo letto e noi stessi abbiamo denunciato che, oltre alla Corte dei Conti, probabilmente può essere in arrivo anche un'indagine della magistratura ordinaria per una situazione che gli stessi soci, alcuni soci della società, hanno definito tecnicamente fallita, con un passivo di oltre 28 milioni di euro. Quindi, abbiamo raccomandato con ordine del giorno, che speriamo la maggioranza voglia votare, che la Regione metta questa ulteriore FISH solo dopo aver verificato bene la situazione economico-patrimoniale della società. Sicuramente inizierei la parte delle partecipate, c'è cioè un DEFRE che non tocca il tema di Toscana Strade, un tema molto dibattuto negli ultimi mesi, che invece si trova all'interno di un piano regionale di sviluppo che andremo poi a discutere nella prossima seduta di consiglio regionale. Non è ancora chiaro la, la finalità e la, la fine che farà Fedi Toscana, perché la Regione Toscana intende acquisire il 100% delle quote di SICI. Però ci risulta che ci sia un'altra regione copartecipe delle quote, che è la Regione Umbria, che non sia in questo momento intenzionata a vendere. Non ci sono chiarezze per quanto riguarda appunto tutto quello che è il pacchetto delle partecipate, della progettazione e del futuro di una serie di attività che avranno appunto ripercussioni importanti su tutta la cittadinanza toscana. Però voglio anche evidenziare da ex presidente della Commissione di Inchiesta sulla criminalità organizzata organizzata è appunto il KEU che finalmente è arrivato una variazione di bilancio da 15 milioni che andrà appunto perlomeno a tutelare la salute ambientale e la salute dell'ambiente di alcuni territori che sono quelli della 429 e dei due siti di proprietà della ditta Le Rose. Quindi almeno su quello sembrerebbe iniziare un percorso di piano di caratterizzazione e di opere di bonifica che noi chiedevamo da circa un anno e mezzo. Italia Viva sostiene questa manovra di bilancio perché rientra nelle linee guida che ci siamo dati rispetto al bilancio 2023, non ci sono aumenti di tasse ci sono maggiori risorse, invece soprattutto per gli impianti sportivi, per lo sviluppo, per il sociale e per la sanità e soprattutto molti sostegni a favore di vari comuni della Toscana rispetto a degli interventi che da più volte avevamo sollecitato. Quindi una variazione di bilancio positiva che trova il nostro voto favorevole e un equilibrio finanziario che si consolida in un anno che non era scontato, le difficoltà a inizio anno erano notevoli, tutti si ricorderanno la difficoltà nel costruire il bilancio di previsione il tempo ci sta dando ragione rispetto al fatto che non serviva un incremento delle tasse, ma che si potevano gestire in equilibrio i conti della finanza regionale, su questo abbiamo approvato e sostenuto anche il defr e questo è un atto importante che precederà nelle prossime settimane anche la discussione in merito al piano regionale di sviluppo. Si è insediato il nuovo Corecom, ovvero il comitato di consulenza e gestione della regione in materia di comunicazioni, anche organo funzionale della Gcom autori Garante sempre delle comunicazioni. Andiamo a scoprire allora i nuovi membri e anche il nuovo presidente Marco Meacci. Il nuovo Corecom della Toscana, il Comitato regionale delle comunicazioni, si è insediato a Palazzo del Pegaso. Il presidente del Consiglio regionale della Toscana Antonio Mazzeo, insieme al presidente della regione Eugenio Gianni, hanno dato il benvenuto al neopresidente Marco Meacci e ai nuovi quattro componenti, la giornalista Carlotta Agostini, la docente universitaria Benedetta Baldi e gli avvocati Bianca Maria Giocoli e Biagio de Bresbiteris. Un grande in bocca al lupo a tutti coloro i quali si sono resi disponibili a svolgere un incarico importante per le cittadine e i cittadini della Toscana. Il Corecom è un punto di contatto importante nella fase di conciliazione, ma anche la capacità di saper sfidare il futuro. La comunicazione cambia, cambia velocemente, tocca la vita di ciascuno di noi e il compito del Corecom è anche quella di saperla eh, guidare. Consentitemi un grande ringraziamento a chi in questi anni ha guidato il Corecom, a Enzo Brogi per il lavoro, per l'impegno, per la dedizione e anche per come insieme a tutto il comitato è riuscito a far crescere in questi anni come autorevolezza il Corecom. Sono sicuro che questo lavoro verrà, verrà portato avanti con altrettanto impegno con altrettanti risultati da chi eh, oggi inizia questa importante attività per le cittadine e i cittadini della Toscana. Il Core si è insediato oggi con il nuovo comitato, il nuovo consiglio, abbiamo già alcune idee, alcuni impegni importanti da portare avanti, credo che sia un organismo molto importante per la comunicazione, per l'istituzione in Toscana, veniamo da un lavoro precedente molto, molto importante, molto positivo, guidato da Enzo Proci, noi cercheremo di portare avanti sia le, le cose fatte fino ad ora che guardando al futuro, in particolar modo vogliamo portare più a conoscenza del co, il corecom in Toscana, vogliamo portare il corecom in giro per la Toscana, una sorta di tour. Del Corecom in giro per le città della Toscana in modo da farlo conoscere, far conoscere anche i servizi, gli strumenti che possono essere a disposizione dei cittadini e delle istituzioni. Onorata, soddisfatta di questo incarico, eh, siamo già pieni di idee, soprattutto cercheremo di portare avanti le, le ottime idee intraprese dal vecchio Comitato, in particolar modo quello del patentino digitale. Poi abbiamo appunto idea di dedicarci maggiormente anche a quelli che sono i social perché appunto il mondo sta cambiando molto velocemente e vorremmo che il corecom fosse sempre più presente in questo mondo che va veloce e che cambia e far conoscere sempre di più in toscana il corecom che è un organismo importantissimo. Pronti a partire? Credo che la comunicazione oggi sia uno, str uno strumento strategico di connessione e di collegamento. È importante la percezione anche della vicinanza delle istituzioni ai cittadini, oltre che la vicinanza reale. Credo che il compito del Coricom sia dare questa visibilità, questa percezione: fare tante cose e, far e comunicare anche che si stanno facendo, perché è importante anche Livello di percezione se facciamo comunicazione. Quindi è oggi è un momento importante: un momento come il primo giorno di scuola: c'è cioè l'entusiasmo, eh, ci si conosce, ognuno di noi potrà dare il contributo eh, cercando di essere il meno autoreferenziale possibile, ma aprendosi anche a. A quelle che sono queste contaminazioni che vengono fuori da, da, dalla vita vera, dalle minuzie quotidiane, come raccontava il, pre il presidente Mazzeo, alle cose più importanti perché poi eh, impattano sulla vita delle persone. Sono onorata di questo nuovo incarico e impegno e sicuramente, appunto, porteremo avanti il buon lavoro fatto dal comitato precedente, ma porteremo anche delle nostre iniziative, soprattutto soprattutto penso al campo della tutela dei giovani dai, dalla rete e, e io mh, direi anche una particolare attenzione agli anziani perché le fake news sono anche materia che possono eh, danneggiare eh, i nostri anziani. Sono oltre dieci anni che mi occupo di diritto dei, dei consumatori ed è questa l'occasione per farlo a favore eh, di tutti quanti eh, i cittadini toscani. Eh, con l'insediamento ho trovato un comitato ricco di eccellenze nel mondo della comunicazione che sono sicuro che insieme alla guida del Presidente Meaccio, una, eh, macchina amministrativa davvero eh, eccellente, anche questa, riusciremo a fare un ottimo lavoro sperando di eguagliare quello dei nostri predecessori, di, di Broggi come pre sotto la guida del presidente Broggi, che eh, ha fatto un ottimo lavoro e per il quale ancora oggi raccogliamo eh, i frutti. Si è insediato il nuovo eh, Corecom, l'organo di consulenza e gestione della regione in materia di comunicazioni, che è anche l'organo funzionale della Gcom, autorità per le garanzie e nelle comunicazioni. Andiamo a vedere i nuovi membri e anche il nuovo presidente Marco Mecacci. Meacci, porca maiala, scusami Fede, lo devo rifare. L'Aula di Palazzo del Pegaso con 22 voti a favore, 10 contrari e 1 astenuto ha espresso parere favorevole sulla proposta di bilancio previsionale 2023-2025 dell'Azienda regionale per il diritto allo studio universitario della Toscana. Disponendo contestualmente che l'Azienda regionale per il diritto allo studio universitario presenti entro il 30 settembre 2023. Variazione delle previsioni economiche per le annualità 2024-2025, affinché le stesse risultino coerenti con l'obiettivo generale contenuto nella nota di aggiornamento al DEFRA 2023, di assicurare un tendenziale mantenimento della tipologia e del livello dei servizi erogati e quindi tener conto del preconsuntivo che sarà elaborato entro agosto. Sì, abbiamo approvato il bilancio di previsione 23-25 dell'azienda per il diritto allo studio, tema molto delicato, azienda che impegna un bilancio di 120 milioni e ha competenze ben definite dal, dallo Stato che gliele delega. Spesso c'è un equivoco e si pensa che il diritto allo studio riguardi tutti gli studenti presenti sul nostro territorio. In realtà questo avviene indirettamente solo per la gestione delle mense, mentre la competenza principale dell'azienda per il diritto allo studio riguarda gli studenti meritevoli con fragilità di reddito. Da questo punto di vista devo dire che la Toscana si conferma eh, prima in Italia perché corrisponde tutte le borse di studio richieste dagli studenti, cioè tutti gli aventi diritto in Toscana trovano. Eh, trovano accoglienza nelle borse di studio e quindi nessuno rimane escluso e questo è un grande risultato che nessun'altra regione o poche altre regioni raggiungono e non sempre, noi invece stabilmente da sempre eh, corrispondiamo alle attese degli studenti. Il bilancio noi abbiamo votato contro e abbiamo anche presentato una proposta di risoluzione affinché, viste tutte le criticità, i controlli. Su, eh, sui lavori che porta avanti ARSU siano fatti più frequentemente. In particolare, abbiamo chiesto che il Presidente e la Giunta controllino e facciano passare dalla quinta commissione il risultato di questi controlli entro sei mesi. Importante le risorse che vengono messe a disposizione dal sistema toscano nei confronti di tutti quegli studenti che hanno un. Merito per poter avere degli contributi alla loro attività. Nello stesso tempo serve sostenere coloro che non riescono con le proprie risorse finanziarie ovviamente a, a fare gli studi universitari e nel contempo cercare di sostenere anche le strutture e gli impianti del sistema universitario rispetto agli alloggi e non solo, rispetto anche al sistema delle mense, quindi un bilancio che si approva è un bilancio che darà sostegno agli investimenti non soltanto infrastrutturali ma soprattutto anche per tutti quegli interventi che devono essere sistemati a livello locale. Ed è tutto anche per questa edizione, vi diamo appuntamento con Toscana Parlamento alla settimana prossima, grazie per averci seguito.